presente oggi, con autorità e associazioni, un gruppo della Croce Rossa dei Monti Sibillini delle Marche, dove 15 volontari del nostro comitato hanno prestato servizio nel dopo terremoto e con i quali abbiamo fatto oggi un patto di gemellaggio. In questa occasione inauguriamo la nuova ambulanza dedicata a Giuseppe Matrone, un nostro volontario morto quest'anno tragicamente. Vi invitiamo quindi al termine della messa alla benedizione del mezzo e all'aperitivo in piazza. Quindi ci vuole un applauso. Ringrazio a tutti della presenza. In qualità di coordinatore del comitato di gemellaggio, no? Mi permetto, a titolo personale ma anche come coordinatore, di ringraziare innanzitutto il presidente del nostro comitato, Renzo Brusadelli. Poi ringrazio i componenti del consiglio di comitato e ringrazio tutti i volontari presenti, anche coloro che non sono presenti perché molti sono impegnati in attività diverse. Su questi tuoi figli che si offrono per il soccorso dei fratelli, riempili del tuo spirito perché nelle varie necessità della vita adempiano con tutto il cuore il loro volonteroso proposito e manifestino la sollecitudine della Chiesa. O Dio onnipotente creatore del cielo e della terra, che nella tua multiforme sapienza hai dato all'uomo ingegno e immaginazione per fabbricare nuovi mezzi di trasporto, fa che i conducenti di queste autoambulanze nei vari percorsi di lavoro operino sempre con perizia e prudenza per la sicurezza e l'incolumità di tutti e avvertano accanto a te la tua continua presenza. Per Cristo nostro Signore. Amen. E su tutti voi e rimanga per sempre. Amen. Della Croce Sibillini e tutte le varie persone delle varie associazioni e delegazioni che sono venute a partecipare e presenziare questa cerimonia. Il perché di questa cerimonia? Allora, abbiamo fatto il nostro comitato, io già di Molvora, ha invitato parecchi volontari in occasione del terremoto che c'è stato l'anno scorso, ha mandato parecchi volontari in giro per le Marche e per l'Abruzzo. Un gruppo abbastanza consistente è andato proprio a dare supporto alla delegazione della Croce Rossa dei Monti e del Comitato dei Monti Sibillini. Per cui, visto che siamo stati in tanti e siamo andati lì, è nata questa idea, Roberto ha avuto questa idea di fare questo gemellaggio, cioè una cosa, un legame particolare tra la Croce Rossa di Merate, che è a sede in Oggià di Molgora, però si chiama Merate, Croce Rossa di Merate, e la delegazione, il comitato della sede dei Sibillini. Per cui oggi siamo qui per ufficializzare questo gemellaggio, che
è una cosa, diciamo, un po' in più di quello che può essere la Croce Rossa, perché sappiamo tutti che tutti i comitati della Croce Rossa già tra di loro sono gemellati, non è che sia che ognuno abbia un suo mondo, già tutti siamo, pur essendo tanti comitati, siamo un ente unico e siamo praticamente tutti uguali. Però questa è una cosa in più che abbiamo voluto fare, proprio anche perché è nato un feeling particolare tra i ragazzi dei Sibillini e noi della Croce Rossa di Merate. A volte il dolore e la tragedia può nascere qualcosa davvero di grande. Fatti da fare in questi 25 anni di fondazione, è anche un nostro onore, diciamo, che sabato scorso la Regione Lombardia ha riconosciuto con una benemerenza la fondazione del nostro gruppo e la premiazione dei 6 che sono rimasti, dei 25 che avevano iniziato nel 1992. Buongiorno a tutti, anche io mi devo unire ovviamente ai saluti e ai ringraziamenti a tutti i presenti e a tutte le autorità presenti. Un musulmano vede uscire questa suora dall'ospedale con in mano, sosteneva di peso due omarà. E questo uomo musulmano, vedendo quella suora, resta stupito e dice a Cristiano: guarda, oggi vedendo quella suora lì, io sto vedendo il tuo Gesù Cristo. Quando ci spezziamo per gli altri, quando diamo la vita per gli altri, facciamo memoria di Gesù. A chi vede questo amore, a chi vede questo stile di voler bene agli altri, a mia moglie, a mia sorella, a mio fratello, al mio compagno di lavoro, quando lo fate voi volontari della Croce Rossa, che vi spezzate per le persone che stanno male, che sono lì nella sofferenza, gli altri possono vedere Gesù. Ecco allora il comando di Gesù: fate questo in memoria di me, vivete in quel modo qua. E tante voi pensate che sia difficile, no, è possibile nella vita quotidiana. Soprattutto chi è sposato lo può sperimentare tutti i giorni. Voler bene alla moglie, voler bene al marito, voler bene ai figli, è sempre uno spezzarsi per l'altro, un dare sangue per l'altro. Davvero, questo è quello che Gesù ci chiede. E qui nasce un po' la preoccupazione, caro buon Gesù, è bello perdonare, bello illuminare, bello amare come fai tu, ma più bello vederlo che farlo, Nasce un po' la preoccupazione: come faccio a perdonare quello là che gli darei 3 stelle? Come faccio a illuminare quello là che appena apro bocca mi dà dello stupido? Come faccio a sopportare mio marito che me ne combina di tutti i colori? Ma per tirargli il sangue gli darei una legnata in testa? E qui c'è l'ultima parte dell'Eucarestia, la comunione. Chi mangia di questo pane e beve questo sangue avrà in sé la vita. Partecipare alla comunione ci dà quella forza di amare come Gesù ci ama, di perdonare come Gesù ci perdona, di illuminare come Gesù ci illumina. Tanti anni fa, dicono gli esperti, chi partecipava alla messa per 3 volte, non faceva l'Eucaristia, veniva scomunicato, perché non aveva senso andare a messa senza mangiare del corpo e sangue di Gesù. Come andare uno fosse invitato ad un matrimonio e va solo a guardare quello che fanno gli sposi e gli invitati e non mangia. Ecco la forza di amare come Gesù ci ama, di compiere quello che lui ci insegna, viene da questo sacramento, da partecipare al suo corpo, al suo sangue, di consumare la comunione. Ecco, allora in questa Eucaristia chiediamo questo dono. Il dono, Signore, di partecipare sempre a questo sacramento, di sentirci sempre perdonati da te, sempre illuminati da te, sempre amati da te, così che davvero partecipando al tuo corpo, facendo la comunione, possiamo vivere come tu ci insegni, di fare quello che tu ci hai chiesto in memoria di te. Signore, manda su di noi il tuo spirito. Nostro grazie a tutti questi volontari.